Sindaco, siamo all'incrocio fra via Cimatti e via Silvio Pellico, alcune famiglie sono state evacuate, qual è la situazione? Ma la situazione è estremamente critica, al momento d'incontro tra il Marzeno e l'Amone ha avuto un impatto molto molto forte, questo è il luogo più difficile nel quale abbiamo avuto la necessità di evacuare tante persone, siamo partiti questa notte e stiamo continuamente lavorando in questa direzione. E abbiamo all'interno del Palacattani uno spazio d'accoglienza che si sta riempendo, da questa notte sta accogliendo persone insieme alla Croce Rossa e alla Protezione Civile. Ci stiamo occupando di loro, molte persone sono andate in famiglia, da amici, soluzioni private, direi che queste sono ore molto complicate, la mole di pioggia è stata dirompente, abbiamo avuto per ore e ore curve sia per il Marzeno che per il Senio, che per il Sintria, che per il Lamone, di sempre estremamente verticali, aumentava la portata, la capienza di questi fiumi. Speriamo insomma che in queste ore inizi a rallentare un po' questa tendenza, alcuni dati insomma, possono essere cautamente positivi, però insomma, c'è ancora da attendere, siamo da ieri pomeriggio in presa diretta con la prefettura, con la regione per provare a monitorare questa situazione che sulla Romagna sta avendo un impatto devastante. Alle 8 di mattina più o meno il numero di famiglie evacuate? Allora, noi abbiamo al Palacattani una quarantina di persone, però il grosso di queste persone già da questa notte ha scelto, li siamo andati a prendere, zona Santa Lucia, San Martino, nella confluenza proprio dal Marzeno per dire, e il Lamone, lì è un complesso che c'erano oltre 30 unità abitative, di queste solo 14-15, però una ventina di famiglie le abbiamo spostate noi questa notte perché era irraggiungibile, quindi io credo che saremo a un centinaio abbondante di famiglie al momento che stiamo aiutando. Poi su via Cimatti, dopo l'intervento fatto di San Martino che abbiamo fatto noi direttamente, entrati in campo su nostra sollecitazione invece vigili del fuoco per l'operazione qui in via Cimatti, poiché dalle 3 direi quando stavamo tornando dalle missioni stamattina abbiamo toccato con mano in questa zona il superamento della soglia di gestibilità della situazione, e quindi dalle 3 con i canotti che stiamo accogliendo le famiglie. Le prime che sono andate al Palacattani ovviamente sono le famiglie che erano al piano terra. Adesso, oltre a questa gestione, questa mattina dovremo lavorare con le famiglie che sono ai piani superiori. Stanno arrivando 30 vigili del fuoco tecnici provenienti dal Veneto, staranno nelle palestre delle Carchidio Strocchi, staranno con noi per 3 giorni, ovviamente concordato con la prefettura, e ci aiuteranno a gestire questa fase che ci auguriamo essere post. Adesso sono proprio quelle ore dove ciò che sta succedendo è successo e quello che succederà è ancora un po' mescolato, però insomma, ci sarà un tema di ripresa in possesso di questo spazio urbano e non sarà semplice.